Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come vedete ci sono altri pacchettini qui, sono già tutti aperti e niente, vi volevo mostrare gli ultimi pacchettini che mi sono arrivati. Me ne devono arrivare ancora tantissimi altri, però insomma metterò varie spezzoni di video. Allora, mi sono arrivati questi due da AliExpress e sono, allora in questo c'è il mio amato stampo a cuore. Questo qui io lo amo, guardate quanto è lucido, è bellissimo. Questo l'ho pagato pochissimo, 1,15€, una cosa del genere. E ci sono 10 cuori, se non mi sbaglio, sì. E niente, l'altro l'ho dato alla ragazza di mio fratello. E io me lo sono ricomprato perché veramente lo adoro. E ho in mente di farci altre creazioni, non solo le creazioni con gli sticker. Quindi vedremo un attimo poi che cosa inventarmi. E questo qua è il primo e ne sono veramente contentissima. Poi mi è arrivato quest'altro qui, e gli stampi ne sto aspettando ancora, che è questo qui che praticamente volevo da una vita, questa base cameo che veramente volevo da tantissimo. E vi faccio vedere se riesco. Eccolo qui. È bellissimo, ha dei dettagli veramente stupendi e questa base cammello l'ho sempre vista in tantissimi video e non vedevo l'ora di averla. Devo dire che è abbastanza grande, quindi come base cameo, però insomma da usare anche come cornice o anche proprio come base cameo. Devo dire che è veramente stupenda, non vedo l'ora di utilizzarla e vi farò vedere prestissimo al nuove creazioni con questa base. Poi ovviamente ne sto aspettando altre, quindi vedrete poi come le utilizzo, e queste due. E poi mi è arrivato questo mega pacchetto da eBay, vi lascio anche qui giù nell'info box il link del venditore. Allora, mi sono arrivate parecchie cosine, ci vediamo un attimo cosa c'è. Allora, ecco, ho preso i chiodini. Questi qui sono semplici chiodini in argento, non mi ricordo quanti sono, credo 100 se non mi sbaglio. Semplici chiodini in argento perché io praticamente me li mangio, nel senso che li utilizzo in praticamente tutte le creazioni, quindi li avevo quasi finiti. Allora, eccoli qui, sono una grandezza diciamo non troppo lunghi ma neanche troppo corti, diciamo che è una lunghezza quasi perfetta sia per le doll, perché comunque le metto dal busto in su, e sia per gli orecchini. Quindi poi comunque ne ho anche di più lunghi, quindi ne utilizzo sia questi che quegli altri. Poi vediamo che cos'altro c'è. Ah sì, i gancini in bronzo, questi qua li aspettavo veramente da una vita, perché tra l'altro quelli che avevo li ho finiti completamente e sono fatti in questo modo. Sono veramente bellissimi, color bronzo, e hanno veramente una superficie abbastanza grande da incollare, quindi dovrebbero essere molto più diciamo resistenti incollate le creazioni. E mi piace tantissimo l'effetto comunque del gancio nelle creazioni in resina, quindi le ho prese. E questi dovrebbero essere 50, sì, esatto, non mi ricordo assolutamente quanto le ho pagate e niente, perché sono comunque ho acquistati tutti quanti all'asta, quindi non vi so dire esattamente i prezzi. Poi ho preso 10 metri di catena a pallini, questa praticamente la ordino quasi sempre perché mi va via veramente alla velocità della luce, la utilizzo per praticamente tutte le collanine. E questa qui è quella da 1,5 mm, semplice catena a perlini bronzo. Io devo dire che mi piace di più quella da 2 mm, la vedo un pochino più resistente, però anche questa qui da 1,5, comunque per le creazioni un pochino più piccoline, è comunque molto carina. E sono appunto 10 metri. Poi ho preso altri 10 metri di questa catena qui, sempre bronzo, che devo dire mi piace veramente tantissimo. L'ho utilizzata per le creazioni a tema steampunk e non so per quale motivo, ma mi piace veramente tantissimo. È una catenina molto molto sottile, come vedete, ha le anelline molto molto sottili, ed è leggermente diversa dall'ultima che ho acquistato, che penso di avervi fatto vedere nell'ultimo video acquisti, perché quella aveva le anelline, la maglia della catena quadrata, mentre questa qui è tonda. Quindi sono anche più contenta perché non si nota tantissimo la differenza, però insomma è abbastanza carina anche questa. E poi l'ultima cosa,
Queste bellissime, queste le volevo da una vita, finalmente mi sono arrivate. Sono praticamente questi charm a forma di luna e li ho presi color bronzo, sono 5. Voglio prenderli anche in argento ed è questa luna qui, questa filigrana, sì, in effetti è una filigrana. E che poi tra l'altro può essere usata anche come connettore perché vedete ha le due anelline qui e sono bellissime anche perché hanno una dimensione veramente perfetta e io le volevo utilizzare assolutamente con delle fatine da mettere appoggiate appunto sopra e poi quasi sicuramente farò lo stampo di questa luna qui così potrò crearla anche in resina e sono veramente veramente contenta di questo. Allora, mi sono arrivati altri pacchetti e quindi adesso vi mostro che cosa ho acquistato. Prima però vi faccio vedere questi stampini qua che mi erano già arrivati tempo fa, però non ve li avevo mostrati. Allora, ho preso questi stampini qua che sono parecchio grandi per fare creazioni in resina, però appunto le avevo prese per farci gli squishy, quindi poi tra un po' li proveremo. Questo qui l'ho già provato e non è andata bene. E niente, vedrò poi di utilizzarli con più calma, di utilizzarli meglio. Questo è a forma di zampina. Ok, questo come vedete è a forma di zampina. Poi c'è questo qui classico. Questo a forma di ciambellina. Eccolo qui. E poi c'è questo a forma di, non lo so, dolcetto, budino. Sì, budino. Ok. E sono appunto questi qua. E questi qui li ho presi su AliExpress. Poi, sempre da AliExpress mi è arrivato un altro pacchettino, questo qui che ho già aperto, e dentro c'è uno stampo ed è questo qui. E anche questo qui l'ho pagato pochissimo, me l'aspettavo un po' più grande, sinceramente. Però devo dire che la dimensione dei cammei è abbastanza utilizzabile, ecco, di dimensioni abbastanza giuste. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qui, e ha questi cammei qui, cioè questo qui che è uno dei miei preferiti. Poi c'è questo qui che è semplicissimo perché come vedete c'è soltanto il bordo tondo, niente di che. Questo qui che è abbastanza piccolino, però ho già in mente di realizzarci qualcosa. E vedo dei fiorellini che è praticamente lo stesso di questo qui, solo più piccolo e sembrano tipo rami con i fiori. Adesso poi quando colerò la resina vedrò il risultato e capirò meglio che tipo di cammeo è e sono tanto tanto contenta di aver preso questo stampo. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma se riesco vi lascio il link del venditore giù nell'info box e questo qui è primo acquisto. Poi mi sono arrivati altri due pacchettini da eBay questa volta, sempre di componenti. Allora, nel primo ci sono i ganci e io questi qua continuo ad ordinarli perché praticamente li finisco alla velocità della luce e perché sono veramente comodissimi, li uso veramente sia per le creazioni in resina che per le creazioni in fimo e quindi sono veramente comodissimi e finiscono subito. Sono fatti così, questi qua sono in argento, visto che quelli bronzo li ho già presi, adesso se riesco a farvene vedere qualcuno. Questi qua li avete già visti in un video acquisti, in realtà questo è un argento un po' più scuro rispetto a quelli, però va benissimo e sono questi qui, argento appunto, piccolini, piccolini. E di questi qui sono stracontenta perché vi ripeto, sono versatilissimi e li uso veramente per qualunque tipo di creazione. E poi in quest'altro pacchettino mi è arrivata 10 metri di catena pallini, che è lo stesso colore di questo qui, lo stesso colore argento scuro di quello, dei gancetti, e è la catena pallini classica che io praticamente compro sempre. Questa qua però è... ho spaccato il sacchetto, perfetto. E questa qui è quella sempre da 1,5 mm, perché quella da 2 mm faccio una gran fatica a trovarla. E poi l'ultima cosa, mi sono arrivati di nuovo questi cammini qua. Io questi qua all'inizio li usavo per le creazioni, poi facendoli comunque in resina,
questi in metallo mi erano un po' rimasti lì fermi e li ho utilizzati, l'avrete visto in qualche video fa, soprattutto quando vi ho mostrato le creazioni per il comics. Ci ho fatto praticamente dei camè con gli stickers delle principesse e poi una creazioncina in fimo di lato, e ai mercatini, agli eventi che sto a cui sto partecipando, stanno veramente andando benissimo perché sono carine, non costano tanto, quindi è l'alternativa alla principessa in fimo, che comunque costa ovviamente un pelino di più, e quindi ne ho ordinati degli altri per farne appunto delle altre. Adesso magari, se vi interessa, vi faccio un video tutorial tra virgolette per farvi vedere come le utilizzo e come faccio appunto lo stickers e la colata in resina. Se vi interessa, fatemi sapere con un commentino qui sotto. E niente, appunto sono questi qui, semplici semplici, color argento, perché comunque vedo che l'argento per le bimbe va un po' di più, mentre il bronzo va un pochino più per le ragazze un po' più grandi. E niente, appunto li ho presi in argento, me ne devono arrivare degli altri sempre piccolini, però insomma non ho idea di quando mi arriveranno perché l'ordine l'ho fatto da poco, e quindi niente. E questi qui sono appunto 10, pagati pochissimo anche questi qua, e come al solito giù nell'info box, se mi ricordo, vi lascio il link dei due venditori, che poi tra l'altro è lo stesso. Non capisco perché mi fanno sempre due pacchetti separati, in realtà tre, perché l'ordine era grande e hanno fatto tre pacchettini. Comunque vabbè, non fa niente, eccoli qua. E niente ragazzi, questi sono tutti quanti gli acquistini dell'ultimo periodo. Adesso devo fare assolutamente un ordine enorme di fimo e altri componenti vari, però comunque vi mostrerò in un prossimo video questi acquisti, perché penso di farli da un unico sito, e sarà un ordine abbastanza grande perché voglio fare un po' di scorta visto che ho parecchie commissioni. E niente, io non vedo l'ora di utilizzare questo stampo e anche quello che avete visto nello spezzone precedente, molto probabilmente, perché appunto non vedo l'ora di vedere i risultati in resina. Sto aspettando la resina, appena mi arriverà la resina li proveremo insieme, o comunque farò uno scopriamo le creazioni in resina. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video, se il video vi è piaciuto un bel pollicino in su. Niente, come al solito in ogni video trovate giù nell'info box, a parte tutte le informazioni che riguardano appunto gli acquisti, trovate anche il link per potermi seguire sulla mia pagina Facebook e su Instagram, per vedere in anteprima anche tutte quante le creazioni. Potete anche ordinare le mie creazioni sul negozio Etsy, di cui vi lascio anche qui il link giù nell'info box. Trovate anche il link per le 40 inserzioni gratuite se volete aprire un vostro negozio Etsy. E niente, io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!